ma poi ti dico. Si avviano in silenzio verso i rispettivi obiettivi prestabiliti. Questa armata, così denigrata, passata alla storia dei vincitori e non quella dei vinti, come un'armata Francaleone, come l'armata di Franceschiello, era composta in quel frangente, quella mattina, di circa 80.000 uomini che costituivano i seguenti reparti. Reparti mobili, divisione guardia reale, divisione leggera, divisione di cavalleria, ed erano schierate sul fronte per affrontare il nemico. Di questi circa 80.000 uomini, 308 non tornarono. E siamo qui a celebrare ogni anno il loro eroismo e il loro sacrificio di un esercito che, seppur non abituato a una battaglia campale, mise in repentaglio le proprie vite. Così ogni anno qui, da anni, veniamo a celebrare i 308 morti dell'esercito borbonico napoletano. No, dedurremo
una corona alla, davanti alla sepoltura di Filippo Ginocchi, che insieme con il dottore Saremi scoprimmo qualche anno fa, un soldato appartenente all'esercito borbonico, non è caduto durante la battaglia, è morto qualche anno dopo, però idealmente con Filippo Ginocchi noi ricordiamo tutti i caduti, sia della battaglia del Volturno, sia di tutta la guerra del 60, dove purtroppo episodi di grande valore non sono stati coronati dal successo poi della vittoria, ma come giustamente ricordavano molte persone, a loro mancò la fortuna, non il valore. Filippo Ginocchi, tra l'altro, abbiamo scoperto qualche anno fa, apparteneva al primo reggimento Re, e quindi siamo orgogliosi che gli evocatori che hanno scelto proprio questo reggimento per manifestare il loro amore per la storia e per la storia patria appartengono proprio anch'essi al primo reggimento Re. Quindi, come dire, omaggiamo un vostro commilitone. Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. 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 Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Amen. Un particolare ringraziamento vorrei esprimerlo alla delegazione Napoli e Campania, in particolare alla delegata, la Marchesa Federica De Gregorio Cattaneo di Sant'Elia, che è appunto il delegato per Napoli e Campania dell'Ordine Costantiniano. Ordine Costantiniano di delegazione che dal 2020 praticamente ha raccolto l'eredità del fondatore di questa cerimonia, di questa bella cerimonia, il dottore Saremi, e quindi ne continua l'opera, e quindi ogni anno noi anche Cavalieri Costantiniani, insieme con i militi del primo reggimento Re e insieme a tanti affezionati amici che ci accompagnano, ricordiamo questi nostri valorosi eroi, come recita la scritta della corona. Normalmente era presente anche il dottore Catenacci, presidente onorario dell'associazione di Nunziatella, e quest'anno non è presente, ma faremo anche un pochettino quella che è la sua opera, quindi ricordare anche gli ex arrivi dell'Annunziatella. Lo faremo nella persona di un ex allievo importante, perché è anche il fondatore di questa cerimonia, il commendatore Saremi, che si trova nella una cappella qui vicino, e anche lì reciteremo una breve preghiera per lui. Vabbè. Thank you.
Fianco sinistro, sinistro. Dietro, fronte. Porta bandiera, avanti, marci, alto, piede destra, destra. Avanti, marci, alto, fianco sinistro, sinistro. Saluto, onori al cavaliere Salemi. Onore, onore. Onore. Riposo. Porta bandiera, fianco sinistro, sinistro. Avanti, marci. Alto, fianco sinistro, sinistro. Avanti, marci. Alto, dietro, fronte. Il nostro saluto in una preghiera per il commendatore Salemi, ex allievo della Nunziatella, ma per noi soprattutto l'ideatore della commemorazione della battaglia del Volturno. Ha avuto il merito di strappare all'oblio cui la storiografia ufficiale gli aveva consegnati tutti i valorosi che nella tragica campagna 1860, la guerra del 60, come molti di noi continuano a chiamarla, difesero, purtroppo dalla parte sbagliata, perché chi perde ha sempre torto. Noi però di fronte a questo assioma ci ribelliamo e come il dottore Salemi pensiamo che anche i vinti debbano essere ricordati, e a volte soprattutto i vinti, e che la fondatezza o meno delle istanze che essi rivendicavano e difendevano non dipende dalla fortuna delle armi. E quindi recitiamo anche per il dottore Salemi una breve preghiera. Requiem aeternam, donae domine, et lux perpetua luce tei, requiescat in pace. Amen. Requiem aeternam, donae domine, et lux perpetua luce tei, requiescat in pace. Amen. Requiem aeternam, donae domine, et lux perpetua luce tei, requiescat in pace. Amen. Amen. Bene, si conclude qui la parte della mattina della nostra commemorazione. L'appuntamento è per le 4, per chi può rimanere, per chi presso la cattedrale di Capua, dove Monsignor Castillo, commendatore di grazia ecclesiastico Costantiniano, ma anche vicepresidente dell'Accademia Napoletana di Studi Storici, che collabora con
la delegazione Campania nell'Ordine Costantiniano per la realizzazione di questo evento, dove il Monsignor Castiello appunto officerà una messa di suffragio per i caduti della guerra del 60, della battaglia del Volturno, dell'ultimo combattente della battaglia del Volturno, il dottore Saremi, e anche di un, aggiungerei, un valoroso confratello che è stato membro dell'Accademia fino a che purtroppo ha lasciato questa vita per i pascoli eterni, che è il dottore Giuliano Carrecelatro di Morrone, che pure ricorderemo appunto. Grazie e a oggi pomeriggio.